Elezioni regionali Marche 2020. Come si vota? Domenica 20 settembre dalle ore 7 alle 23 e lunedì 21 dalle 7 alle 15 presentati con un documento di identità e la tessera elettorale. Barra il simbolo della Lega e scrivi Carloni. Il tuo voto conta. Buon pomeriggio dalla redazione di Faninforma e benvenuti all'edizione di oggi del Web TG. Strade roventi questa mattina a Fano, dove si sono verificati tre diversi incidenti. Il servizio di Lino Balestra. Mattinata impegnativa quella a Fano sul fronte dell'infortunistica stradale per tre incidenti verificatisi tutti nella mattinata di oggi. Il primo, in ordine di tempo, si è verificato in viale Primo Maggio poco dopo le 9, dove un Opel Agila condotta da una donna fanese di 77 anni che procedeva in direzione Pesaro, nello svoltare a sinistra in via dell'Arzilla ha urtato una ciclista di 65 anni trasportata al pronto soccorso in codice giallo per escoriazioni. Il secondo, sempre con un'auto e un velocipede coinvolti, si è verificato in via 4 novembre alle 11.30. Un furgoncino con alla guida una fanese di 46 anni proveniente da via Togliatti, nello svoltare a sinistra ha urtato una bicicletta condotta da una donna anziana ultraottantenne. I sanitari del 118, vista l'età della donna e l'urto violento con l'asfalto, l'hanno trasportata a Pesaro per sospette fratture. Ultimo sinistro è accaduto alle 12.30 in via Vanvitelli tra due auto entrate in collisione tra loro. Ma vista la chiara dinamica e i danni solo ai mezzi, i due conducenti hanno effettuato la constatazione amichevole. In tutte e tre i sinistri sono intervenuti gli agenti dell'infortunistica della polizia locale di Fano per i rilievi di legge. Continuiamo con la cronaca e andiamo a Cannavaccio, nel comune di Urbino, dove i carabinieri hanno denunciato un 26enne del posto con diversi precedenti per reati contro il patrimonio e la persona. Il giovane, alle 23 di lunedì scorso, in forte stato di alterazione, ha scaricato la sua violenza contro uno sportello bancomat della BCC, colpendolo a mani nude e ferendosi ad entrambi gli arti. Si ignorano al momento le ragioni del gesto, sul quale stanno indagando i carabinieri di Urbino, chiamati nella notte dai residenti. Nei giorni scorsi vi abbiamo mostrato la protesta particolare di alcuni cittadini di terre roveresche che lamentano ormai da anni la presenza di un'aria irrespirabile in città. Gli stessi cittadini hanno invitato provocatoriamente il sindaco Sebastianelli a cena a casa loro per fargli vedere da vicino, o meglio per fargli sentire da vicino, la situazione. Vediamo com'è andata. E noi siamo venuti proprio a chiedere al sindaco Antonio Sebastianelli di Terre Roveresche se raccoglierà l'invito di questi residenti, questo invito a cena un po' particolare, invito a cena con puzza, e vedremo se lui accetterà questo invito e come la prenderà. Ho letto sul giornale, ho visto anche su Facebook, perché poi il giornale, il Corriere Adriatico, ha riportato quella notizia di questi inviti a cena, ma io sono stato da loro, come sicuramente ti hanno detto anche tante altre volte. Questo è un problema di vecchia data, vecchissimo, che già c'era quando ancora c'erano i quattro comuni separati, quindi Orciano di Pesaro. È un mattatoio che insiste nel nostro comune, ma ha una gestione travagliata, perché la proprietà, come sicuramente sapranno tutti gli ascoltatori, è del comune di Colli al Metauro e del comune di Fano, che nel corso degli anni se ne sono un po' parecchio dimenticati. Infatti quella struttura ha bisogno di interventi di manutenzione straordinaria molto importanti. E non è un caso che tempo fa avevo chiesto ai due sindaci la possibilità, visto che da noi, di poter entrare in proprietà per avere anche una gestione un po' più incisiva, perché se no, come sta succedendo adesso, siccome il mattatoio è nel nostro territorio, nel nostro comune, chiaramente chi è competente per eventuali sanzioni è chi deve combinare il comune. E tengo a dire che sia nel passato che adesso abbiamo richiesto ulteriori controlli anche all'ARPA per la verifica delle emissioni o d'origine, poi in base a quello l'autorità sanitaria competente, in questo caso il sindaco, potrà adottare i provvedimenti del caso, perché altrimenti non è che domattina io mi alzo, faccio un'ordinanza per farli chiudere. Apriamo la pagina politica in vista delle elezioni del 20 e del 21 settembre. La nostra Cristina Suvorina questa mattina è andata ad interrogare i fanesi sul tema delle votazioni. Vediamo cosa hanno risposto.
Il 20 e 21 settembre ci saranno le elezioni regionali, ma non solo. Si vota anche per il referendum, ma i fanesi lo sanno? Andiamo a scoprirlo. Allora, si vota per l'eventuale riforma di alcuni articoli della Costituzione che riguardano il numero dei parlamentari e ci sono anche le elezioni regionali. Il referendum sull'abolizione, sul taglio dei parlamentari e poi si vota ovviamente per i consigli regionali in alcuni comuni. Allora, no, sinceramente no, anche perché non mi sono interessata perché non ci sarò quel giorno, quindi non ne ho idea. Per la nomina del presidente del Consiglio regionale e per il referendum. Allora, bella domanda, io abito in Repubblica Ceca da 22 anni, quindi so che cosa si vota, ma non posso. Per le elezioni regionali. Il referendum per ridurre i parlamentari. Per il referendum e poi per il Consiglio regionale. Per la riduzione dei parlamentari anche e per le regionali? Oddio, lo sai che non lo so, cioè non mi viene in mente, per il fatto di tagliare i parlamentari. Facciamo i nostri complimenti ai cittadini che si sono dimostrati davvero preparati e adesso chiudiamo con un servizio davvero gustoso perché stanno per partire i weekend gastronomici di Confcommercio. Se da un lato la possibilità di espandersi all'esterno ha permesso a ristoranti di rifarsi in parte dei mancati guadagni da lockdown, la vera sfida ora è riuscire a lavorare anche con il brutto tempo e a dare una mano a chef e gestori, ci prova Confcommercio che per il 37esimo anno consecutivo propone i weekend gastronomici d'autunno, una sorta di guida menù che coinvolge 54 ristoranti di 32 località sparse nei 12 comuni che fanno parte degli itinerari della bellezza. Ed è proprio l'unione tra questi due cavalli di battaglia di Confcommercio la novità di quest'anno con la brochure stampata in 10.000 copie che oltre a menù e prezzi fornisce anche informazioni turistiche delle località coinvolte. Primo giorno utile per gustare i menù che vanno da 19 a 22 euro bevande escluse sarà sabato 19 settembre con l'iniziativa che si concluderà poi il 6 dicembre. Quasi tre mesi insomma per assaporare le specialità del nostro territorio e perché no approfittare per farsi una passeggiata nei nostri magnifici borghi. E con questa notizia si chiude il Web TG di questa sera. Come sempre vi invitiamo ad utilizzare i numeri che vedete in sovrimpressione per inviarci le vostre segnalazioni. L'appuntamento è domattina con la rassegna stampa Giornale Caffè e domani sera alle 18 sempre con il Web TG di Faninforma. Buona serata. Elezioni regionali Marche 2020. Come si vota? Domenica 20 settembre dalle ore 7 alle 23 e lunedì 21 dalle 7 alle 15 presentati con un documento di identità e la tessera elettorale. Barra il simbolo della Lega e scrivi Carloni. Il tuo voto conta.